Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6 che noi apriamo con il calcio perché è arrivata questa mattina la sentenza di primo grado del Tribunale Nazionale della Federcalcio che ha disposto la retrocessione in Serie D senza punti di penalizzazione per Teramo e Savona. Le due squadre erano accusate dalla Procura Federale di aver combinato l'ultima partita dello scorso campionato di Lega Pro, la partita Savona-Teramo terminata con la vittoria dei biancorossi per 2-0, partita che regalò con una giornata di anticipo la promozione in Serie B, promozione storica dei biancorossi. Andiamo a vedere allora il servizio di Andrea Costantini che fa il punto della situazione dopo la sentenza di questa mattina. Tra l'altro abbiamo seguito nel corso di uno speciale in diretta proprio con il nostro collega Andrea Costantini quanto accaduto questa mattina con questa sentenza shock di primo grado. Allora vediamo il servizio. Teramo in Serie D senza punti di penalizzazione. Dopo una settimana di attesa snervante e vissuta a colpi di comunicati e botte mediatiche, il verdetto di primo grado pronunciato dal Tribunale Nazionale Federale, presieduto dall'avvocato Sergio Artico, spedisce dunque la società biancorossa nell'inferno della Serie D. Stessa sorte per il Savona. In sostanza il Tribunale ha dato validità all'impianto accusatorio della Procura Federale, che quasi interamente poggiava sul materiale intercettivo raccolto dalla mobile di Catanzaro, impianto che aveva portato il procuratore capo Palazzi e l'aggiunto Tornatore a chiedere anche 20 punti di penalizzazione che invece il Tribunale non ha riconosciuto. Per il collegio giudicante il presidente Luciano Campitelli è responsabile di illecito sportivo, riconosciute anche le aggravanti e quindi inevitabile il declassamento della Teramo Calcio all'ultimo posto del campionato 2014-2015 e la retrocessione in Serie D. Per il patron biancorosso inibizione di 4 anni e 100.000 euro di ammenda, mentre la Procura aveva chiesto 5 anni più preclusione e 80.000 euro di ammenda. Per il club biancorosso c'è anche la responsabilità oggettiva legata al DS Marcello Di Giuseppe che per illecito è stato anch'egli condannato a 4 anni di inibizione e 100.000 euro di ammenda. Oltre che la responsabilità presunta in Serie D anche il Savona per responsabilità diretta e oggettiva riconosciuto l'illecito all'ex presidente delle Piane 4 anni e 100.000 euro di ammenda, all'ex consulente Marco Barghigiani 3 anni e 6 mesi e 60.000 euro di ammenda, per omessa denuncia 6 mesi e 30.000 euro di ammenda per l'altro ex consulente Enrico Cenicoli e il calciatore Marco Cabeccia. Nel calderone finisce anche l'Aquila che subisce un punto di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di Lega Pro per responsabilità oggettiva imputabile all'ex dirigente Ercole Di Nicola al quale per illecito sportivo, omessa denuncia e divieto di scommesse vengono comminati 5 anni di inibizione più preclusione alla permanenza in Federcalcio e 100.000 euro di ammenda. Sanzione anche per tutti gli altri personaggi coinvolti, 2 anni a Ninni Corda pur con il beneficio della collaborazione riconosciuta dall'articolo 24 del codice di giustizia sportiva, 3 anni e 6 mesi e 60.000 euro di ammenda per Davide Matteini, 3 anni e 6 mesi e 50.000 euro per Giuliano Pesce, 2 anni e 6 mesi più 40.000 euro per Fabio Di Lauro, per responsabilità oggettiva un punto di penalizzazione per Barletta Calcio SRL e San Paolo Padova. Per il Tribunale Federale la partita è stata dunque alterata e tutti i personaggi coinvolti sono stati ritenuti colpevoli. Con questo stato delle cose sarà quindi l'Ascoli a fare la Serie B. Al momento le difese di squadre e tesserati non hanno portato argomenti sufficienti per smontare le tesi accusatorie, ma questo è solo il primo atto e le stesse difese annunciano battaglia in sede d'appello. Lo ha fatto intanto il legale della Teramo Calcio, Edoardo Chiacchio, che nei prossimi 4 giorni, affiancato dagli avvocati Cozzone e Fiorillo, dovrà preparare tutta la documentazione da portare all'attenzione della Corte d'Appello federale, che dovrà pronunciarsi tra 10 giorni per il secondo verdetto, in sostanza quello definitivo. Lo ha fatto anche il Savona, che attraverso l'amministratore delegato Santucci parla di sentenza ingiusta e inqualificabile e di una società retrocessa senza prove. Sarà una montagna da scalare per gli avvocati per sovvertire il verdetto delle retrocessioni e che passerà dalla dimostrazione dell'estraneità dei due legali rappresentanti Campitelli e Delle Piane. Sugli altri fronti, retrocessione del Catania nel Lega Pro con 150.000 euro di ammenda e 12 punti di penalizzazione più dei 5 chiesti dalla Procura. Inibito il presidente Pulvirenti per 5 anni più 300.000 euro di ammenda. Per il terzo filone, esclusione dai campionati per il Brindisi. La scampano Vigor Lamezia, penalizzazione di 5 punti nel prossimo torneo, e Torres, penalizzata di 2 punti. 2 punti anche al Barletta Calcio, già fallito, e permanenza in Serie D per il Messina.
Questa è la ricostruzione di quanto accaduto questa mattina con il nostro Andrea Costantini, ma noi abbiamo in collegamento diretto il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, che ringrazio ovviamente per aver accolto il nostro invito, perché in questi momenti non è mai facile rilasciare dichiarazioni. Grazie presidente, buongiorno innanzitutto. Grazie a te, grazie a te. Presidente, allora è arrivata questa sentenza di primo grado, non ci sono più i 20 punti di penalizzazione, ma c'è questa richiesta durissima per la sua società. Ma noi non ci possiamo mettere contro dei mulini a vento, perché? Perché se stavo leggendo adesso quello che ha detto Costantini, ma la Vigor Lamezia aveva il diretto. La Torres aveva il diretto come 2 punti di penalizzazione, dice, ma qui c'è qualcosa di oltre. Spero che noi abbiamo sempre fiducia nella giustizia, spero che nel secondo grado possiamo ribaltare completamente la cosa, altrimenti sarebbe un sacrilegio, sarebbe una cosa veramente poco corretta di fronte a una società dove non c'è un'unchia di prova nei confronti del presidente, ma un'unchia di prova nei confronti del presidente, e questi non hanno neppure visto nessun elemento di prove che noi avevamo portato, nessuno, perché ha ridato la stessa sentenza che aveva scritto la procura, quindi nessun altro tipo di tutte le cose che noi abbiamo portato e che è stato detto in appattimento durante il processo. Quindi, veramente una cosa che io non riesco a credere, sono molto dispiaciuto, perché nella vita essere corretto, serio, come sono io da imprenditore, da sportivo, faccio calcio da 40 anni, non ho mai acquistato o venduto partite, mai, e non lo farò mai. E lì ci sono prove dirette con intercettazioni del presidente e tutto, quelle squadre oggi continuano a fare la Serie C con 2 punti di penalizzazione e 5 punti di penalizzazione, ma non perché ce l'abbia con loro, assolutamente, perché si poteva fare lo stesso con la mia squadra, cioè per quale motivo qui si è fatto tutto diverso. Però combatteremo, non abbanderò mai Teramo, questi tifosi, combatteremo tutta la città per poter riprenderci quello che di noi, quello che noi abbiamo guadagnato in mezzo al campo. In mezzo al campo, ci tengo a precisare. Presidente, si è già sentito con l'avvocato Edoardo Chiacchio, state già ovviamente predisponendo il ricorso d'urgenza per il secondo grado? Sicuro, ci siamo sentiti con il nostro avvocato, ci vedremo anche oggi, cercheremo di far capire ai giudici che questa storia è tutta una cosa volata in aria per quanto riguarda la posizione di Luciano Campitelli del Teramo Calcio, e quindi combatteremo fino all'ultimo minuto che ci sarà concesso. Presidente, il 25 agosto, fra meno di una settimana, a Pescara ci sarà la cerimonia per l'ufficializzazione dei calendari del prossimo campionato di Serie B. Ovviamente il suo auspicio è quello di vedere il nome del Teramo sul calendario o quantomeno una X. Beh, io credo che se non faranno la X ci dovrebbe essere il Teramo, perché il Teramo oggi ancora non è condannato, ma massimo potrei vedere una X. Se vedrei altre cose, sicuramente noi anche su questo lato ci stiamo muovendo, ma non ammetterei mai che qualcuno si possa prendere una cosa, un titolo, prima che non finisca tutta la parte processuale della storia che ne è venuta fuori. Presidente, per chiudere, qual è il suo stato d'animo? Lei qualche giorno fa aveva detto sono pronto a lasciare, e invece oggi probabilmente è ancora più determinato ad andare avanti per Teramo, per la città e per i tifosi. Ma io l'altra volta c'è stato un frainteso, se a me oggi mi buttano fuori loro, cosa posso fare io? Sicuramente le quote saranno sempre mie, ma quello intendevo io, ma se ci sarà la possibilità
che io venga prosciolto, sicuramente noi saremo qui, combatteremo insieme ai nostri tifosi e vogliamo la Serie B, nessun'altra cosa, perché quello ci spetta, è un nostro diritto, l'abbiamo vinta in mezzo al campo, non c'è nessuna prova e gli altri devono fare i corretti. Come se c'è delle prove dirette, ma non come me, perché qui suppongono, qui non c'è una prova, suppongono. E lì invece sono prove dirette, si danno 3 punti, 2 punti, pochissima multa. Cioè, qui lo capiscono tutti che qualcosa c'è di diverso, o no? Cioè, oppure sto diventando pazzo io non lo so. O no? Bene, grazie. Grazie Presidente, grazie per la sua disponibilità in questa giornata sicuramente non facile. In bocca al lupo per il ricorso nel secondo grado. Grazie Presidente. Ciao. Ringraziamo il Presidente del Teramo, Luciano Campitelli, che abbiamo avuto in collegamento telefonico diretto da Teramo proprio a pochissime ore da questa sentenza di primo grado. Parlava il Presidente dell'Avvocato Chiacchio, c'è stato già un fitto conciliabolo in queste ultimissime ore tra il patron biancorosso e l'avvocato che difende la Teramo Calcio. Noi andiamo ad ascoltare proprio le dichiarazioni telefoniche che ha rilasciato l'Avvocato Chiacchio al nostro Andrea Costantini. Io ho sempre rispettato le sentenze e i giudici, ma devo dire che oggi è stata scritta una delle pagine più tristi della giustizia sportiva. Condannare senza uno straccio di prova ritengo che non possa appartenere ad una giustizia civile, ad una realtà civile. Una sentenza deve avere una prova e non si può condannare ad una pena così grave senza prove. Ho letto velocemente le motivazioni, sono molto succinte e di fatto non considerano le argomentazioni difensive che sono state ampie ed esaustive su ogni punto, tanto succinta da non poter ritenere le motivazioni irrisorie. Ma vi dico di più, si condanna ad una pena così seria solo con prove. Voi che non siete esperti, leggete qualche prova, leggete qualche straccio di prova in questa motivazione, solamente argomentazioni che messe insieme costruiscono un castello di sabbia. La vittima sacrificale è l'agnello sacrificale, è l'agnello, ok? Sacrificale della fretta con cui è stato celebrato il processo. Pronto per l'appello e per vedere cancellata questa sentenza che, in quanto ad affettività, ricorda quella del Genoa, la sentenza della valigetta del Genoa, la valigetta. Sì. Però qui la valigetta non c'è. Qui non c'è valigetta. E non ci sono neanche i giocatori. Un attimo, non ci sono giocatori, non ci sono intercettazioni, non ci sono neppure contatti. Si può infliggere una pena sotto questo profilo, con questo tipo di argomentazione? Decisamente no. E quindi io perciò ho riferito che è stata scritta una pagina delle più buie della giustizia sportiva. E pochi minuti fa sono arrivate anche le dichiarazioni del primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi, che ha detto che c'è tanta rabbia, amarezza e un po' di indignazione. Mi sembra che il Teramo, ha detto il sindaco, sia stato penalizzato oltremodo a fronte delle motivazioni. Il Teramo ha sempre dimostrato di essere una squadra pulita, una squadra che ha sempre guadagnato le promozioni sul campo. Non vorrei che in questo clima di moralizzazione sia il Teramo a pagare il prezzo più alto, diventando il capro espiatorio della situazione. Queste le dichiarazioni
dichiarazioni del primo cittadino Maurizio Brucchi, che questa mattina si è anche incontrato con il presidente del Teramo Luciano Campitelli, che abbiamo ascoltato pochi minuti fa in diretta telefonica. Chiudiamo allora questa pagina doverosa dedicata al Teramo Calcio dopo la sentenza di primo grado del Tribunale della FIGC. Ovviamente parleremo in maniera dettagliata di questa vicenda anche questa sera nel corso della seconda edizione del TG6, proponendovi altri servizi. Parliamo di cronaca, andiamo all'Aquila. La Polizia di Stato infatti ha arrestato in flagranza di reato un 27enne che, dopo la fine della relazione con una ragazza di un anno più giovane, la molestava arrivando anche a speronare la sua auto. Vediamo il servizio. 27 anni lui, di un anno più giovane lei, fidanzati fino al gennaio dello scorso anno, poi la relazione si trasforma in un'ossessione. È stato arrestato in flagranza di reato per stalking, l'aquilano incensurato, che ha speronato l'automobile dell'ex fidanzata su via Saragat all'Aquila, tamponandola ripetutamente nel bel mezzo del traffico. La squadra volante della questura dell'Aquila, coordinata dal comandante Nicola Di Pasquale, è intervenuta dietro sollecitazione della sorella della vittima, allertata dalla ragazza in preda al terrore. Una storia come tante che si aggrava quando la 26enne decide di lasciare il fidanzato. Da allora una serie insopportabile di atti persecutori, appostamenti, inseguimenti, telefonate notturne, litigi davanti a parenti ed amici anche sul luogo di lavoro. Vessazioni che hanno raggiunto poi il culmine con i tamponamenti, molestie che la giovane donna aveva già denunciato agli agenti del 113, i quali, grazie alle nuove normative sul reato di stalking, hanno proceduto all'arresto per flagranza di reato. Molte volte purtroppo succede che è solo la vittima che viene qui, si presenta qui in questura per denunciare gli episodi che sono accaduti. In questo caso noi siamo riusciti a intervenire sul posto prontamente e ad impedire che il giovane portasse a termine il suo folle proposito, e siamo riusciti quindi a salvare l'incolumità fisica della ragazza. E adesso quindi la normativa prevede per il reato di stalking, dopo le recenti modifiche che ci sono state con le leggi sulla violenza di genere, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, e quindi in questo caso siamo stati anche fortunati che siamo riusciti a intervenire in tempo, grazie anche alla ragazza, e che aveva avvertito la sorella di quello che stava accadendo. La sorella è stata molto brava a sua volta ad avvertire la questura e a fare una specie di ponte radio, in modo che le pattuglie potessero prontamente intervenire e porre termine a questa folle corsa. Ancora cronaca, bloccato dai carabinieri di Cepagatti dopo un furto al cimitero di Catignano, sempre nel Pescarese, protagonista un quarantenne residente a Pianella che è stato denunciato a piede libero per furto. L'uomo l'altra notte, nel corso di un normale controllo, è stato fermato al volante della sua auto. I militari hanno proceduto con la perquisizione del mezzo e nel portabagagli hanno trovato alcune decine di metri di grondaie in rame piegate, sulla cui provenienza il proprietario della macchina non ha saputo fornire spiegazioni. Le indagini hanno poi permesso di appurare che le grondaie erano state asportate illecitamente dal cimitero del piccolo centro in provincia di Pescara. E noi restiamo ancora a Pescara, ma per parlare di un'altra vicenda, quella del mare inquinato, perché il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini, si dice tranquillo circa il ricorso alle vie legali da parte di alcuni cittadini che hanno accusato malori dopo aver fatto il bagno in mare. L'opposizione condanna il sindaco di Pescara per aver omesso un'informazione importante. Si parla ancora di quello che è successo con le acque a Pescara, si parla anche di una class action da parte di alcuni cittadini che hanno portato dei referti. Il sindaco, alla luce anche dell'analisi dell'ARTA, che cosa dice oggi? Il sindaco dice che questa, diciamo, ogni estate ha una polemica. Allora, la polemica di quest'estate è la questione della qualità dell'acqua di Pescara. La questione della qualità dell'acqua di Pescara dell'anno di grazia 2015 è esattamente uguale al 2014, al 2013, al 2012, eccetera, eccetera. Cioè, improvvisamente non è accaduto nulla. Non siamo divenuti una specie di Ade o comunque di Gange in cui è impossibile fare il bagno. Ci sono state delle criticità ampiamente sotto controllo. E dunque io trovo che questo sia un alimentare un sentimento, quello della paura, molto diffuso nel nostro tempo, e che però non mi sembra sia un'operazione saggia, perché vale inutilmente a generare allarmismi.
sento che ci sono anche venti di guerra, fra virgolette naturalmente, giudiziari. Io paradossalmente sono molto tranquillo da questo punto di vista, perché so come funzionano, diciamo così, i tribunali. Comincio a capire anche come funzionano certi tribunali del popolo, però a parte le, diciamo, battute, questo non ci preoccupa. Mi dispiace tuttavia che si ingeneri in una porzione ristretta di cittadinanza un diffuso e trasversale timore. La questione della balneabilità è, ripeto, ampiamente sotto controllo e non ci sono rischi di sorta per la salute pubblica. E su questa vicenda e sul funzionamento del depuratore di Francavilla, la nostra Francesca Romana Testi ha ascoltato l'esponente di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo. Questa volta si parla di osservazioni fatte dopo le analisi, si parla di quello che è successo a Francavilla, del depuratore, Arta e Aca. Ci sono delle osservazioni che lasciano intendere che probabilmente c'è qualcosa che non va proprio al depuratore. È stato detto da parte dell'Aca che il problema di Fosso Pretaro sarebbe causato da una condotta sotto al mare, però il tecnico Arta, che è andato a fare il sopralluogo, invece sostiene che il depuratore, che funziona malissimo, l'espressione è sua. Ora, mentre il guasto di una condotta può essere un fatto accidentale, anche se insomma c'è una società che dovrebbe seguire condotte, ma il cattivo funzionamento del depuratore attiene alla gestione ordinaria, quindi vuol dire che l'ACA gestisce male il depuratore. L'ACA che cos'è? È quel sistema di potere clientelare affaristico costruito dal Partito Democratico fino anche a pezzi di centrodestra in questi anni, che è servito non per garantire la depurazione delle acque e il servizio idrico, ma per garantire il rifornimento di preferenze. Un'altra considerazione rispetto invece al mare di Pescara, gli sforamenti, secondo i dati dell'Arta, ci sono stati anche prima di fine luglio, e quindi l'atteggiamento di negligenza e omissione da parte dell'amministrazione comunale, segnatamente del sindaco Alessandrini, sono particolarmente gravi. Io francamente dico che l'opposizione fa bene a chiedere dimissioni, perché il Partito Democratico, se lo stesso comportamento avesse avuto Mascia, avrebbe fatto la medesima cosa. E noi torniamo all'Aquila, perché l'incidente drammatico in cui ha perso la vita il giovane Christian Carosi ha riportato di attualità i problemi derivanti dalla presenza di cinghiali nella zona dell'Aquilano, cinghiali che hanno creato problemi oltre che alle colture agricole anche agli automobilisti, e la provincia dell'Aquila sta procedendo con gli abbattimenti selettivi. Si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di Santissima Cosima e Damiano di Cagnano i funerali di Christian Carosi, tabaccaio 39enne, morto all'alba di ieri investendo con la sua Smart un cinghiale spuntato all'improvviso sulla strada. Sulla morte dell'uomo la magistratura ha aperto un'inchiesta e il sostituto procuratore Fabio Picuti ha ordinato l'autopsia, che sarà effettuata oggi. Grande la commozione in città. Christian era una persona ben voluta da tutti, lascia un bambino di 3 anni e la moglie Tatiana Romano. L'incidente ha riportato poi d'attualità il problema del sovrannumero dei cinghiali, che mettono in ginocchio le attività agricole e rappresentano anche un rischio per gli automobilisti. Al nostro microfono Carlo Ciuffetelli, ispettore capo della Polizia Provinciale dell'Aquila, fa il punto sulle misure in campo e quelle a venire per contenerne il numero attraverso gli abbattimenti selettivi. Noi intanto volevamo esprimere condoglianze alla famiglia di Christian, siamo affranti per questo, quindi le condoglianze a nome di tutto il corpo della Polizia Provinciale dell'Aquila. E stiamo attualmente abbattendo i cinghiali per il contenimento dei danni alle produzioni agricole, che sono molto gravi in provincia dell'Aquila. Sia mattina che pomeriggio si sta intervenendo, principalmente nel pomeriggio e durante gli orari notturni. Le aree sono quelle agricole della provincia, quindi l'area Peligna, il comprensorio della Marsica ed anche l'altipiano dei Navelli, dove danni allo zafferano purtroppo. Noi puntiamo alla riduzione del danno alle produzioni agricole. L'abbattimento è sì contenitivo, perché chiaramente vengono prelevati dei capi, ma ha anche un aspetto dissuasivo, proprio perché gli animali, come dire, modificano il loro comportamento in relazione alle attività di prelievo e tendono ad allontanarsi dalle zone dove vengono prelevati, abbattuti quindi. Bisogna imparare a conviverci, in alcuni casi bisogna, come dire, modificare proprio, sì, imparare a conviverci, modificare
porre un grado di attenzione particolare. È chiaro che la presenza improvvisa di fauna su strade anche in prossimità di aree antropizzate purtroppo può comunque verificarsi, questo c'è da dire. E ora parliamo di scuole. Inspiegabile il blocco dei lavori all'istituto alberghiero De Cecco di Pescara. Ci sarebbero fondi stanziati ma ancora inutilizzati. A parlare l'ex assessore provinciale all'edilizia scolastica e oggi consigliere comunale di Forza Italia a Pescara, Fabrizio Rapposelli. Lavori fermi da 11 mesi e alunni che sono obbligati a spostarsi in altri istituti per le lezioni. C'è stata anche una visita del ministro, il ministro Giannini, ma tutto questo non è servito a portare al termine questi lavori che proprio l'amministrazione Testa aveva fatto partire. Perciò, secondo voi, qual è stato il problema? Noi ce lo chiediamo come noi, se lo chiedono anche gli alunni, se lo chiedono i professori, se lo chiede il preside, se lo chiedono i genitori. I lavori sono stati iniziati a giugno, metà giugno del 2014, sotto proprio il mio assessorato, e si sono sospesi a settembre del 2014. Ad oggi, con l'amministrazione nuova, quindi in capo al presidente Antonio Di Marco, che è entrato i primissimi di ottobre come presidente della nuova giunta provinciale, ad oggi i lavori sono ancora fermi dopo 11 mesi. Una vergogna per Pescara, una vergogna per la provincia, dal momento che noi abbiamo puntato tantissimo su questo istituto, gli abbiamo dato una dimensione nuova, gli abbiamo dato anche una prospettiva diversa e abbiamo condotto una battaglia veramente dura per far acquisire 3 milioni di euro circa all'istituto alberghiero proprio per la ristrutturazione della palestra, che da palestra deve diventare un sito per i laboratori di cucina e non solo, e ad oggi la situazione è ancora in pieno stallo. Quanti soldi erano stati destinati per quell'istituto? 2 milioni 840 mila euro cash, pertanto i soldi stanno dentro i cassetti, i soldi sono pronti per essere spesi. Abbiamo fatto una progettazione molto importante proprio per dare un futuro a questa scuola. Noi ci chiediamo il perché, e fanno molto bene, io ritengo, i docenti stessi a protestare e soprattutto a porre delle domande molto imminenti, importanti al presidente della provincia affinché nell'immediato risolva il problema. Io ricordo che stiamo oggi al 20 di agosto e fra 20 giorni iniziano le scuole. E sta diventando una vera e propria battaglia quella portata avanti dalle mamme aquilane che protestano contro il caro scuole, contro l'aumento delle tariffe per i trasporti e per i buoni pasto. Ascoltiamo la risposta dell'assessore comunale. Manifestazione di protesta delle mamme aquilane contro l'aumento delle tariffe per asili nido, buoni pasto e trasporto scolastico per gli alunni di asili e scuole primarie del comune dell'Aquila. Un nutrito gruppo di famiglie, oltre 300, ha partecipato alla manifestazione di dissenso organizzata nei locali del centro anziani alla villa comunale di Paganica e nata in modo spontaneo anche attraverso i social network contro l'ennesima stangata che registra un caro prezzi esorbitante per le famiglie di ceto medio. Il problema è la certificazione ISE, spiegano critiche le mamme. La determinazione della tariffa è calcolata infatti nel nuovo modello ISE anche sullo stato patrimoniale, che nel territorio aquilano risulta discutibile a causa del sisma. Si considerano infatti patrimonio anche gli immobili inagibili, che di fatto non producono reddito. Bisognerebbe dunque rivedere gli indicatori, ma chi dovrebbe farlo, il comune oppure il governo? Avendo un bambino al nido e uno alla materna, il calcolo schizza alle stelle perché si arriva a 460 euro al mese dirette. A questo va sommato che un bambino, quando va a scuola, non è soltanto la retta, perché il materiale didattico va comprato. In alcune scuole ci viene richiesto di portare addirittura carta igienica, acqua, quaderni, contribuire alla cancelleria, e vengono anche fatti pagare i progetti che inizialmente vengono approvati come gratuiti. Il problema è anche un altro: il calcolo della tariffa fa riferimento al reddito ISE dell'anno precedente, senza considerare chi, ad esempio all'Aquila, ha perso il lavoro. Ad essere penalizzata, insomma, è soprattutto la fascia media, quella con reddito che va dagli 8.000 euro in su, nuclei familiari spesso monoreddito con due o tre figli a carico, che si ritrovano a pagare
per servizi spesso insoddisfacenti e scuole ancora nei moduli provvisori, aumenti per mense che in taluni casi vedono i bambini mangiare sui banchi e servizi di trasporto pubblico per un totale che va oltre i 500 euro al mese. Chi ha due o tre figli abbia delle diminuzioni, in alcuni casi nelle fasce più alte dove i bollini, 25 bollini costano 72 euro, per chi ha due o tre figli arriviamo a cifre superiori ai 200 euro, mettendoci anche i pulmini e i servizi di prescuola, in alcuni casi abbiamo avuto delle famiglie che ci hanno detto che pagano 360 euro al mese. Alla nutrita assemblea erano presenti anche alcuni rappresentanti del comune dell'Aquila, tra questi l'assessore competente a ramo, Emanuela Di Giovanbattista. La decisione per cui il comune ha deciso di utilizzare l'ISE non è stata una decisione presa dal comune, okay? Ma c'è stato l'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che data dicembre 2014, che è praticamente l'ultimo decreto con la quale è stato riformulato l'ISE. Cambiamo ancora pagina perché Pescara si prepara ad accogliere gli atleti di 23 paesi in occasione della prima edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Oltre 1000 saranno gli atleti che arriveranno da diverse nazioni. La manifestazione, la prima edizione, che avrà inizio il 28 agosto e si concluderà il 6 settembre. C'è attesa per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. La prima conferenza all'insediamento della nuova giunta fu quella del problema dei fondi per i Giochi del Mediterraneo. È stato risolto? In luogo dei 10-11 milioni necessari inizialmente, ci siamo accontentati di giochi fatti con 4 milioni e mezzo. Il 28 ci sarà la serata inaugurale, diciamo l'apertura ufficiale dei giochi, che verrà fatta presso l'ex COFA, quindi invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare a questo grande evento, non solo nella giornata dell'inaugurazione, ma in tutti i giorni fino al 6 di settembre, quando si svolgeranno le gare sui due campi allestiti, quello a Piazza Largo Mediterraneo dietro alla nave di Cascella e l'altro alla Madonnina. E poi ci sarà un terzo presso il porto turistico, che diciamo sarà il palco per il medagliamento, per la consegna delle medaglie. Quanti saranno indicativamente gli atleti? E poi ovviamente ci sarà tutti quelli che sono ovviamente i personaggi che ruotano intorno agli atleti. Gli atleti sono circa 900, con altrettanti 1000-1100 tra accompagnatori, dirigenti, staff e quant'altro. Quindi una bella mole di persone che gireranno per questa città, che la guarderanno, visiteranno, ne apprezzeranno la bellezza, e noi apprezzeremo le loro, come dire, attività sportive, le loro imprese sportive, e speriamo anche in questo campo di fregiare l'Italia di belle medaglie. E noi, dopo aver aperto il nostro telegiornale con lo sport per parlare della sentenza di primo grado che ha riguardato il Teramo con la decisione della retrocessione in Serie D della formazione biancorossa, torniamo a parlare di sport, in questo caso di calcio giocato, del Pescara impegnato più che mai sul mercato per rinforzare l'organico in vista dell'inizio del prossimo torneo. Nelle ultime ore, già dalla serata di ieri, un clamoroso colpo di scena che ha riguardato il difensore polacco Bartosz Salamon, che dopo aver detto no al Cesena, la trattativa fra i romagnoli e l'Atalanta la Sampdoria proprietaria del cartellino era già conclusa, ha deciso di accettare invece le richieste del Pescara. Lunedì arriverà in città per firmare il contratto con l'Atalanta. Il Pescara potrebbe concludere altre operazioni di mercato. Vediamo il servizio. Tutto il contrario di tutto. Il bello in questo caso del calcio. Dopo aver dato per perso Salamon nella serata di ieri, ecco il clamoroso dietro front. Il giocatore polacco tornerà a vestire la casacca biancazzurra. Il giocatore della Sampdoria ha detto no al trasferimento al Cesena, che era cosa fatta, chiedendo ai blucerchiati di trasferirsi invece in Abruzzo. Una volta saputo dal suo agente dell'accordo fra i genovesi e i romagnoli, il 24enne ha fatto saltare tutto, optando per la maglia del Pescara. Una scelta di cuore quella del polacco, che ha voluto con questa decisione di coerenza anche dire grazie alla società biancazzurra, che l'anno scorso lo aveva rilanciato dopo un periodo non facile. Lunedì Salamon sarà a Pescara per la firma del contratto. Con il ritorno del forte difensore, Oddo può tirare un sospiro di sollievo e sistemare la retroguardia, che con Ciosic infortunato ed in partenza, Bunozza in ripresa e Grillo e Pesoli sulla via della cessione, può essere ancora più che competitiva.
Ora si potrà puntare senza mezzi termini all'attaccante. I dirigenti biancazzurri hanno la parola dell'Atalanta su Boaci. Se il giocatore non rientrerà nei piani tecnici della prossima Serie A dei nerazzurri, così come sembra, si trasferirà in riva all'Adriatico. Con la società orobica resta aperto anche il discorso per Cristiano Del Grosso e per il centrocampista Giorgi. Sul fronte cessioni tanto fumo ma al momento poco arrosto. Milicevic interessa il Catanzaro che segue anche Barbuti. Il Trapani guarda da lontano Nielsen, mentre il Catania, che giocherà ormai è certo in Lega Pro, ha fatto un sondaggio per Fabrizio Grillo ed Emanuele Pesoli. Per Memusciai all'Empoli siamo alle solite indiscrezioni. Sabato intanto il Pescara tornerà in campo alle 17 a Cepagatti per affrontare in amichevole la Torre Alex. Mercoledì 26 a Roseto i biancazzurri giocheranno con il San Nicolò ed il 29 alle 20:30 all'Adriatico sfida con l'Aquila di Perrone. E con il calcio e con il Pescara siamo giunti al termine di questa prima edizione del TG6. Vi ricordo la seconda come sempre questa sera alle 19. Grazie e buon proseguimento di giornata.